la libreria Allora di Libertà di Roma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro sei un VIP, mi sa, perché sul nostro Instagram c'è stato già qualcuno che ha scritto: ah, ma mia figlia ci passa ore là dentro, mitico Giovanni, quindi evidentemente sei un personaggio conosciuto. Siamo anche vicini, più o meno, perché siamo a qualche fermata di metro di distanza. Sì, voi siete in zona Centocelle, giusto? Esatto, noi siamo a Via delle Acacie, quindi proprio vicino alla metro Gardenie, e quindi siamo facilmente raggiungibili. Bene. È una libreria per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, giusto? Giusto. Quando è nata e come è nata questa avventura? Allora, questa libreria è nata 12 anni fa, okay, circa, in un altro quartiere Marconi, su iniziativa della mia socia Francesca, che ha aperto lì la libreria e dopo qualche anno si è spostata di quartiere ed è venuta qui a Centocelle. E dopo qualche anno di vita a Centocelle mi sono unito anch'io, ho lasciato la mia libreria perché cresceva il lavoro per entrambi, mi piaceva il modo in cui lavorava Francesca e così abbiamo voluto unire le forze per ingrandirci un po'. Quindi tu hai sempre fatto il libraio? Diciamo. No, io ho fatto l'attore per diversi anni, avevo aperto poi la mia libreria per creare in realtà un piccolo teatro e poi però piano piano la richiesta di attività sui libri, di promozione della lettura, di eventi un po' più particolari legati alla lettura è stata sempre più grande e quindi mi sono fatto prendere da questo mondo. Infatti pensavo mentre ti parlavo prima fuori onda al telefono, dicevo: ah, vedi questo ragazzo che voce giusta che c'ha, ecco, allora ora capisco perché da dove viene questa impostazione questa vocale. Questa voce giusta. Sì. Questa voce giusta. Senti. Sì, viene da quello. Viene da quello. Dimmi. Allora, quindi immagino che tu ami particolarmente la parte, diciamo, di relazione, no, della libreria con i bambini, le bambine, i ragazzi e ragazze che vi vengono a chiedere le cose, con le scuole, fate cose con le scuole anche? Facciamo moltissimi progetti, stiamo lavorando tanto con le scuole perché sia io che Francesca adoriamo tutta la parte che riguarda il gioco. Okay. Ci piacciono i libri e quindi tutte le attività che andiamo a creare prevedono una grandissima componente ludica. Bene. Infatti gran parte dei progetti che portiamo avanti sono o attività gioco interattive legate alle letture o anche un club del libro che sta raggiungendo numeri che ci rendono molto molto contenti, durante i quali noi scegliamo dei libri, i bambini, i ragazzi lo leggono e poi dopodiché creiamo delle sorte di escape room. Fico. Basate sul libro che hanno letto. Wow. Quindi una serie di misteri, enigmi che loro vanno a risolvere. Bello. Basandosi su quello appunto che era la storia e ripercorrendo le varie tappe. Senti, e questa cosa invoglia sempre di più alla lettura. Senti, i gruppi di lettura sono divisi per età, ne avete più di uno, ne avete uno solo? Noi ne abbiamo, sì, da qualche anno abbiamo una fascia prima, seconda elementare, terza, quinta, considerando quinta i lettori pigri, quindi insomma che ancora leggono un po' meno, e poi abbiamo quinta e medie. Ok, okay. E da qualche mese abbiamo iniziato invece una sorta di pre-club del libro, che abbiamo chiamato il clan del libro, dove invece per l'ultimo anno materna, quindi ancora lettura condivisa e poi dopodiché vengono sempre a giocare con noi sul libro, insomma, che hanno letto insieme ai genitori. Ma che bello, che bello. Se siete interessati o interessate o avete banalmente voglia di ispirarvi o avete, conoscete maestre, maestri, insegnanti, sappiate che www.loradilibertà.it c'è, esatto, la sezione progetto scuole, c'è letteralmente tutto il palinsesto delle attività e potete veramente anche con un altro click contattarli. Finalmente un sito bello, facile e ricco. No, ve lo te lo dico perché a volte diciamo sì, che è complesso trovare informazioni anche sulle librerie, però insomma ci sono alcune realtà, diciamo, che si impegnano di più da quel punto di vista, che è molto utile, immagino, per voi, no? Lasciatevi ispirare. Esatto. Molto. Poi stiamo iniziando, abbiamo anche una sorta di spazio e lettura per i piccolissimi, perché abbiamo iniziato delle collaborazioni col Nido, quindi faccio delle letture dai 10 mesi, quindi così già per iniziare a creare il momento condiviso di lettura e vedere anche un po' a rassicurare i genitori che magari hanno questi bambini, ma mi strappa le pagine, me lo leva, lo lancia, salta. Detto piano piano è un rituale che anche quello si va a creare con
tanta pazienza. Sì. Bellissimo. Anche sì, su WhatsApp arriva un messaggio: li conosco, li conosco. Siete famosi, bene. Bene, bene. Allora, vi abbiamo dato un tema, come stiamo facendo negli ultimi tempi per questa rubrica, e ci sembrava giusto scegliere una tematica che sembra solo per i bambini, ma io conosco un sacco di adulti che non mangiano le verdure. Quindi, tre libri per chi non mangia le verdure. Prego. Vai. Allora, abbiamo deciso di prenderla un po' come le prendiamo noi, cioè sempre in versione un po' trasversale. Certo. Quindi il primo è un po' ribaltato, è la storia di questo bambino che alla fine si ritrova a mangiare verdure, un po' per caso, perché ha questo terribile vizio di mangiare libri. Ed è l'incredibile Bimbo mangia libri di Oliver Jeffers, edito da Zoolibri, che racconta la storia di questo bambino che assaggia un libro, gli piace, inizia a mangiarne sempre di più, diventa super intelligente, riesce a fare un sacco di cose, sa tantissime cose, e questa cosa gli piace, gli cresce l'autostima per il fatto di essere il migliore in tutto, fino a che a un certo punto gli viene un enorme mal di pancia. Okay. E da là la sua passione si sposterà sui broccoli e scoprirà che con i libri si può fare anche altro, per esempio leggerli. Fantastico. E così assimilarli in un altro modo rispetto al mangiarli. Hai centrato il puntino più piccolo del paglione del bersaglio. Veramente, che avevamo sì. impostato. Grande, grazie. Poi? E poi invece un altro che per rientrare un po' sul concetto di verdure, quindi che sono anche, ce ne sono tante, sono varie, poi alcune sono verdure, alcune sono ortaggi, allora mi andava di consigliare La verdura di Clara Corman, edito dalla Margherita Edizioni, che ha tutta una serie di alette per scoprire come sono fatte all'interno le verdure, e quindi ha un cartonato, quindi può essere messo in mano anche ai più piccoli senza timore di strapparli, e tante finestrelle alette per scoprire come sono le patate, i finocchi, i carciofi, il mais, e quindi riuscirle a vedere anche in un'altra ottica e anche un po' come il senso della scoperta. Quindi okay. di avere un panorama più ampio rispetto a una dieta cotta che anch'io, insomma, da piccolo rifugiavo. Certo. A questo punto mi viene in mente un dubbio, proprio uno scenario. Da libraio, se un bimbo o una bimba entra in libreria, vede la verdura, la apre e magari appunto addenta una pagina, ma non l'ha comprata, o strappa un pezzo. Come ci si comporta? Cosa si fa? Niente. Si fa che si cerca di seguire il cliente anche in questo caso, okay. Quindi si tratta di prevenire invece che curare, e in realtà di solito ce la prendiamo un po' noi come responsabilità, cioè nel senso che se comunque ti ho lasciato libero di sperimentare, è anche una cosa bella da poter fare qua, però è anche mia responsabilità da libraio di vedere che cosa stai prendendo. Però abbiamo creato una fantastica cesta, sì. Perché ci sta il momento in cui il genitore ha bisogno di vedere un libro e quindi non può magari vedere ogni secondo che cosa sta facendo il bambino, e quindi ci sta una cesta di libri disponibili per questa sperimentazione. Magnifico. Vedi, mi risuona questa cosa anche per il fattore, per la gestione degli spazi e dei conflitti per il salone del libro, però magari è una mia fissa. E potrebbe essere un'idea. Ultima scelta, terza scelta? Terza scelta è un libro che a casa mia è diventato, io ho due figli, a casa mia è diventato proprio un must, che è A tavola, che è questo, lo leggo così perché ci sono tre A dopo la T, che è edito da Babalibri, di Escoffier e Modet, che è un libro molto molto divertente, ed è la storia di questo bambino che arriva entusiasta a tavola, ma c'è la minestra, a lui non piace, e la mamma gli dice: guarda che se non la mangi chiamo il lupo che ti mangia. No, ma figurati se viene il lupo. Racconto fino a tre, e in effetti il tre arriva il lupo e la mamma gli dice di mangiare il bambino, e il lupo fa gli stessi capricci del bambino: non mi piace, sono stanco, non ho voglia. E a quel punto arriva la minaccia dell'orco: guarda che chiamo l'orco, ma che non esiste. E l'orco arriva, dice: ah, mangia questo, ma non mi piacciono i lupi. Ma come no, sono stanco, non ho voglia, però mangerei la minestra. A quel punto il bambino, vedendo la minestra presa dall'orco, dice: no, la mangio la io, mangio è io. Mia. Giusto. Molto molto bello, ci piace tantissimo. Grazie mille Giovanni, dei consigli stupendi, e a questo ci hai fatto venire una gran voglia di venire alla tua libreria. Anche noi siamo bene.
provvisti, diciamo, del vostro target, quindi porteremo il vostro target in libreria. Siamo anche provvisti di denti, quindi siamo anche provvisti di denti per mangiare. Cercherò di evitare che Giovanni mangi i vostri libri, Giovanni lui, perché anche lui si chiama Giovanni, sì, sì, mangi i vostri libri. Okay. Sì. E, invece la scelta musicale, noi chiediamo sempre ai nostri ospiti di portare la musica, in questo caso è stata un'ispirazione, no, per voi, per il nome della libreria, giusto? Sì, perché la libreria L'Ora di Libertà prende spunto, appunto, prende ispirazione dal titolo della canzone di De André, Nella mia ora di libertà. Francesca aveva iniziato in una libreria di catena a fare la libraia, faceva dei laboratori per bambini e gli aveva dato questo titolo, un po' col senso dell'ora di libertà del genitore, mm-hmm, che lascia il bambino a fare il laboratorio. E in realtà, piano piano, negli anni abbiamo aggiunto anche questa cosa dell'ora di libertà del bambino rispetto al genitore. E quindi di poter vivere uno spazio altro fuori anche dalle dinamiche familiari. E così Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André era l'ideale per chiudere questo momento. Perfetto. Grazie mille Giovanni. L'ora di libertà, la libreria si trova a Roma e andateli a trovare, noi andremo sicuramente. Grazie, ricordate, a presto. Che con Libri d'Asporto, anche se siete a Timbuktu, sì. potete metaforicamente entrare nella cesta di libri da assaggiare. Esatto, quindi se anche vi trovate fuori da Roma potete comunque mettervi in contatto con loro. Grazie. Grazie Giovanni, ciao. Grazie a voi, ciao.